Già dalla mia voce vi lascio immaginare il finale di questo video, ma prima facciamo qualche passo indietro. Perché nell'ultimo mese che non mi avete visto sono successe diverse cose. Prima di tutto, intanto, ho fatto un po' di ferie anch'io, mi sono un attimo rilassato, ma non tantissimo, perché mi sono deciso a rifare una competizione in bicicletta. Ebbene sì, dopo 8 anni che non facevo più una gara, mi sono deciso a tornare a correre, a ritornare a mettere il numero nella schiena e a riassaporare quell'adrenalina che si ha, quella voglia di competizione che si ha quando vai a competere. È partito tutto da un messaggio di un amico che mi scrive: ma per caso non è che faresti la 6 ore assieme a me? La gara in questione è la 6 ore di Bibione, una gara marathon che si fa con la mountain bike e si fa singoli, in coppie, in 3 o in 4. Noi in questo caso saremo in 2 e è partito proprio tutto da là. Ma la domanda è: riuscirò a tornare competitivo in così poco tempo dopo tutto questo periodo dove non faccio competizioni? Lo scopriremo in questo video. Adesso siamo ad inizio settembre, tra esattamente 8 giorni farò questa gara, non so come sarò in forma perché, come penso sentite, non sto bene, ma dopo andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Sono partito da luglio che non ero in condizione perché ho dovuto fare 2 settimane di stop perché mi sono operato, un'operazione niente di che, però comunque mi ha tenuto fermo 2 settimane. Sono rientrato dopo queste 2 settimane e alla seconda uscita, dove volevo fare giusto qualche chilometro in più, sono caduto, mi sono fatto anche abbastanza male e questo sarà un video futuro perché quello che è successo, diciamo che in un certo senso fa anche molto ridere, quindi vale la pena fare un video e non vi anticipo altro, tra 2-3 settimane dovrebbe poi uscire. E quindi mi sono trovato all'incirca 1 mese e mezzo prima di questa gara a dovermi preparare, a partire praticamente da zero. Difatti sono partito la prima settimana, ero motivato, ho fatto all'incirca dal 5-10 ore, non tantissimo. Il problema è che non ero più abituato a allenarmi quasi tutti i giorni e avere mal di gambe, quindi da là ho perso un po' la motivazione fin da subito, sapendo che comunque sia quest'inverno, questa primavera sono sempre uscito, non ho mai fatto niente straordinario, ma comunque avevo già un bel po' di chilometri alle gambe. Quelle 2 settimane di stop, 3 alla fine, non mi hanno spaventato tantissimo, perché sapevo che se riuscivo ad allenarmi bene in questo mese e mezzo facendo degli esercizi ben strutturati, mi sono fatto io una piccola tabella per allenarmi, sapevo che potevo comunque competere, sapevo che potevo comunque, diciamo, non competere ma riuscire a far la gara divertendomi, e quindi sono partito subito a 1000. Questa tabella in realtà me la sono fatta io, non è niente di che, perché diciamo partendo già da una base molto bassa è facile migliorare. Se invece avevo una base di allenamento molto più alta, tipo quella che ho adesso, in quel caso non mi sarei affidato a me stesso, sarei andato da un preparatore per farmi alzare le prestazioni, per farmi competere di più. E quindi sono partito a 1000. La prima settimana è quella che fino adesso ho lavorato di meno, ma comunque arrivavo da quelle 3 settimane che vi avevo anticipato prima, che non avevo fatto niente. E il problema che ho trovato però è stato il mal di gambe che non ero più abituato ad avere. Dopo 2-3 giorni di allenamento consecutivi non ero più abituato ad avere sempre mal di gambe. Questa cosa devo dirvi che mi ha tanto demotivato. Questa cosa mi ha quasi fatto perdere la voglia di riprovare a correre e riprovare a tornare a gareggiare. Ma per fortuna però ho continuato ad allenarmi. Diciamo che in questo caso cosa ho fatto? Un consiglio anche magari per voi che da casa mi guardate e volete allenarvi ma non avete voglia, siete stanchi o tante altre cose che possono succedere. Sono stato fortunato che quasi tutti i miei amici che escono in bici con me ad agosto erano in ferie, quindi ho sfruttato questa cosa per uscire in compagnia, e uscendo in compagnia questa cosa mi ha aiutato a macinare diverse ore e quindi sono riuscito con questo piccolo trucchetto a fare tutto quello che mi ero prefissato, quindi la seconda, la terza, la quarta settimana, la quinta settimana successive poi sono state perfette. Anzi, devo dirvi che dopo la prima settimana, dove ho avuto il mio piccolo crollo psicologico... 3 settimane dalla gara, la sensazione è praticamente la stessa, tanta stanchezza, ma vediamo dai come procede perché manca poco e speriamo di migliorare, soprattutto di non prendere una grande batosta. Via, continuiamo con gli allenamenti specifici. Poi
più avanti andavano le settimane, più avevo voglia di allenarmi e più avevo voglia di vedere il mio contachilometri che mi diceva che stavo migliorando. E difatti così è stato, perché l'ultima settimana, quella che ho appena passato, già quando iniziavo a fare i miei piccoli lauretti che mi ero prefissato, vedevo che rispetto alle prime settimane non facevo così tanta fatica a farli. E difatti ho aumentato il carico di lavoro, perché non sentivo quasi la fatica rispetto alle prime settimane. Difatti ero molto contento. Non a caso l'ultima settimana, le ultime due settimane, sono riuscito a fare 15 ore di allenamento all'incirca, minuto più, minuto meno, rispetto alle 5-6 ore che facevo qualche mese fa. Quindi, anche se non è tantissimo, e lo so, sono comunque tre volte il lavoro che facevo prima. E questo, secondo me, sul mio fisico, ha portato un bel miglioramento. Allora, la gara poi è fuori strada, la gara la farò con la mountain bike. Sarà un circuito in pianura che nei prossimi video vi farò anche vedere, vi farò vedere come setterò la mia bicicletta, che scelte farò su copertoni, pressioni, eccetera, eccetera, in base anche al tempo che ci sarà, perché nei giorni prima mettono pioggia e quel giorno poi non farà neanche caldissimo, quindi tanto meglio per me, perché preferisco queste condizioni. Ma lo so che vi state chiedendo come mi sono allenato in queste settimane. Per non andare troppo nello specifico, mi sono concentrato prima di tutto su fare tante tante ore. La bicicletta che ho usato di più in realtà è stata quella da strada, con una o massimo due uscite con la mountain bike, perché quella da strada ho il misuratore di potenza, quindi riesco a fare un allenamento più controllato, so come mi alleno, e quindi per questo poi la scelta è stata logica. Le uscite che facevo poi con la mountain bike sono state o per fare un bel po' di ore oppure per andare a divertirmi, perché comunque bisogna saperla guidare la bicicletta, e quindi per questo non potevo far solo con la bicicletta da strada, perché è proprio tutta un'impostazione diversa. La cosa principale che ho allenato è stato il fondo, perché comunque essendo una gara di diverse ore il fondo deve esserci, e quindi per questo per i miei standard ho fatto abbastanza ore. E all'interno della settimana ho curato un po' i cambi di ritmo, perché essendo anni che non corro, come ho detto prima, sono 8 anni che non faccio una competizione, e difatti in questi anni non ho mai curato, diciamo, i miei allenamenti. Gli unici cambi di ritmo che ho fatto veri sono stati d'inverno, quando facevo le gare su Zwift. E sarebbe stata anche una bella idea provare a farne qualcuna, perché i miei valori migliori li ho proprio fatti mentre facevo quelle gare. Quindi come prima cosa ho cercato di fare un allenamento a settimana dove facevo i cambi di ritmo, un allenamento a settimana dove andavo a allenare la forza, e non l'ho fatta in bici perché secondo me è più allenante allenarsi coi pesi. Difatti qua dietro di me, voi non lo vedete, ma c'ho una piccola palestra per allenarsi a casa. E poi ho cercato di lavorare un po' facendo dei lavoretti in soglia, ma non entriamo nello specifico nell'uno nell'altro. Come vi ho detto prima, partendo praticamente da zero, ogni cosa che facevo in più sapevo che mi faceva migliorare. Arrivato alla fine della scorsa settimana, soddisfatto perché sono riuscito a completare tutti questi lavori, ho fatto anche delle belle distanze nel fine settimana e quindi ero molto contento. Ma arriviamo poi al fatidico lunedì, il giorno dopo la domenica. Era già due giorni che non mi sentivo benissimo. Ho iniziato con l'avere un po' di mal di gola. Difatti è questo che vi dicevo prima, sentite la voce che non è il massimo. E nel video che vi faccio vedere adesso sentite che la voce è ancora peggio. Intanto mancano 10 giorni circa la gara, e come penso potete sentire dalla voce, mi sono ammalato. Ho fatto 2 giorni di stop, questa cosa non ci voleva perché mi stavo preparando in queste settimane, come penso avete già visto, e niente, spero intanto di non peggiorare oggi uscendo e spero di arrivare alla gara tranquillo, ma non la vedo benissimo perché mi sento proprio male, cioè penso che si può capire dalla voce, e non so se sto facendo la cosa giusta oggi a provare comunque ad uscire. E la vedo dura, non ci voleva perché sono stato bene praticamente tutta l'estate, sono mesi che sto bene e 10 giorni prima della gara mi sono ammalato. Non bene. Vediamo come va. Esatto, sono arrivato da questo giro in bicicletta, ho passato il lunedì che non mi sentivo benissimo, sempre con questi problemi alla gola, ma davvero me la vorrei togliere in certi momenti da quanto mi brucia, mi è venuto un po' di raffreddore, un po' di tosse, e ho provato comunque ad uscire, e ho fatto quello che volevo fare, comunque sono stato contento, ma quando spingevo, alla fine, soprattutto dopo che facevo una serie di lavori, non mi sentivo al massimo. Difatti poi sono arrivato a casa e al pomeriggio ero capo.
KO, come se avessi fatto 5 volte quello che ho fatto durante quella giornata. E questa cosa mi ha letteralmente anche buttato giù di morale, perché mancano solo 8 giorni alla gara e in queste ultime settimane ho lavorato davvero bene rispetto a tutti i mesi passati. Non a caso anche Strava mi ha segnato che la mia forma era di 64, la forma che più o meno stima. 64 è un numero che non ho mai raggiunto in questi ultimi anni su Strava, quindi comunque fa vedere che ho lavorato abbastanza bene. E in questi giorni non sono poi più uscito e ho paura, anzi senza paura, che la condizione non sarà poi quella che volevo. Questi ultimi giorni, proprio di questa settimana che sto registrando, ho in mente di fare un altro bel carico di lavoro per poi arrivare gli ultimi giorni prima della gara a scaricare un attimo e arrivare poi più fresco alla gara. E l'unica cosa che sto pensando adesso, arrivare e non star male. E non è il massimo, perché sono stato sempre bene durante quest'anno e mi sono dovuto ammalare proprio in questi giorni. Spero comunque di riuscire ad allenarmi in questi giorni, come ho fatto 2 giorni fa, con la paura di poi star ancora più male e con la paura di non riuscire poi a recuperare e ad arrivare settimana prossima in una forma decente, più che in una forma decente, a star proprio bene, ad affrontare quelle ore di gara. E sono anche curioso a scoprire come andranno poi i prossimi episodi, perché devo dirvi è tutta un'incertezza. E detto questo, però, non perderti il video consigliato alla mia destra. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.